Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo della penna che misura autonomamente le unità di insulina. Ti ricordo che io, Michele Emanuele, sono studente di medicina al quarto anno, ho il diabete da quasi 20 anni, da quando ho 4 anni e mezzo. Nonostante questo sono stato campione italiano, in questo caso io facevo ciclismo, quindi anche con lo sport. Sono stato scelto poi per una squadra di ciclisti professionisti e ti ricordo che sul canale puoi trovare una serie di video a tema diabete che puoi migliorare la tua gestione delle glicemie, migliorare quindi quello che è ad esempio il tuo rapporto con la glicemia, con i sensori, capire il perché di alcune terapie, capire piuttosto invece il perché di alcuni allenamenti e come migliorare la glicemia durante l'allenamento. Oggi parliamo di quella che è la NovoPen, che è la penna, come suggerisce il nome, della Novo Nordisk, che è una penna che, come detto, misura autonomamente l'unità di insulina. È una cosa che mi è stata utile per un certo periodo. In realtà è una penna come una penna normale che fa l'insulina, con il vantaggio appunto di misurare le unità di insulina. Potrà poi essere collegata al Freestyle Libre, quindi basta andare sull'app di Libre e vedere penne connesse, penne per insulina, app connesse, una di quelle cose lì. Così come si passa il telefono sul sensore, che poi entrerà in contatto con il sensore comunicando con il valore di glicemia sullo schermo, così si potrà fare con la penna di insulina, che ha una durata che dura circa 4 anni, per cui una durata molto lunga. Costa circa una sessantina di euro, a me è stata data all'ospedale, non sarò sincero, non l'avrei mai presa, se altrimenti non la ritengo una cosa particolarmente utile. Mi è stata data perché, e ho scelto di parlarvene, mi è stata data perché hanno insistito fino a obbligarmi a fare la conta dei carboidrati, che ho sempre odiato e che mi sono sempre rifiutato di fare. Adesso sto facendo, non è cambiato granché con le mie glicemie, anzi sono uguali a prima, e non è che c'è stato l'apporto al medico a migliorarle, anche perché gli ho mandato 3 mail, 2 mi ha detto sono impegnata, una non mi ha risposto, per cui non è stato l'apporto del medico a migliorare le mie glicemie. Per cui ecco il vantaggio che dà appunto il misurare in automaticamente le conte di insulina. So che esistono anche alcune app per la conta dei carboidrati automatico, basta fare una foto del piatto, in automatico lui andrà a calcolare quelli che sono i carboidrati presenti, però mi sembra sia disponibile soltanto per chi ha il microinfusore Medtronic. Non vorrei dire una cavolata, però mi sembra sia così. È sicuramente una cosa molto vantaggiosa per chi ce l'ha, così come questa penna per chi si scorda di segnare le cose, come mi scordo io ad esempio, è una cosa che può essere molto utile e molto vantaggiosa. Dipende ovviamente sempre l'utilizzo che uno ne fa. Con questa penna si può utilizzare soltanto la Novo Rapid. Io precedentemente usavo l'Humalog e mi trovo tuttora meglio con la Humalog, essendo che adesso le Humalog le fanno con la penna che è già formata. Nel caso invece della Novo Rapid poi soltanto, cioè è come, sono come le penne vecchie, smonti la parte sopra dove vengono segnate con tutte le tacche dove sono segnate le quantità di insulina rimanenti, viene inserita la nuova capsula, chiamiamola così, con l'insulina, viene poi rimesso il gancetto che la tiene unita alla penna, e poi si potranno e come gli aghi, che sono gli stessi, potranno essere utilizzati per fare l'insulina. Questa è la penna in questione. In questo caso io ce l'ho blu, o meglio mi è stata data blu. Si chiama NovoPen 6, come potete vedere qua, spero si veda. Qua sotto c'ha la parte dove vengono segnate e salvate l'ultima quantità di insulina fatta con la penna e le ore da cui è stata fatta. Qua, come potete vedere, è una penna normalissima, qua si può smontare. Questa adesso non si stacca perché c'è l'ago già inserito, però qua eventualmente si toglie l'ago, scende la capsula e poi si può rifissare come in questo caso. Per quanto riguarda poi la penna, basta fare così, premere un attimo in giù e verranno mostrate le unità di insulina fatta l'ultima volta. Poi per il resto è una penna normalissima. Qua girando si avranno le nuove quote di insulina, che poi premendo verrà fatta. Quando verrà tirato in su, vedete c'è uno spazietto, quando verrà tirato in su risulterà nero, quando si verrà tirato in giù si potranno vedere le insuline fatte e il tempo che è passato dall'ultima volta. Io ho detto quello che devo dire, ti ricordo che sul canale puoi trovare una serie di video a tema diabete, migliorare le tue glicemie, migliorare la gestione di quello che è il tuo rapporto con le glicemie, il rapporto insulina carboidrati, quello che è il rapporto con il sensorio, ancora il diabete e lo sport. Io ho detto quello che ti dovevo dire e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!